Mi raccomando, non andare davanti alla porta, non metterti davanti alla porta. E si è messo davanti. Ah no, non si è messo davanti. Però, e ciao a tutti ragazzi, io sono Elettro16 e oggi, scusate se sono nella zona di contenimento, lo so, non dovrei esserci. Qua vabbè, c'è il libro dello 008 degli esperimenti. 163 fake c'è. 096 fake c'è, 1162, questo non se ne andrà mai. Vabbè, 372. Ti avevo detto di non metterti davanti alla porta e tu ti sei messo 513. E il nuovissimo Keter 106 fake dello scorso video. Allora, scusate se questo video uscirà il giorno dopo, però c'ho dei problemi e quindi diciamo che uscirà il giorno dopo, però vabbè. Nello scorso episodio, ragazzi, avevamo visto il primo che è SCP Keter 106 F, cioè quindi la versione finta dell'Old Man. Ciao, come va? Ha una faccia? Oddio, se lo guardo bene si vedono gli occhi. Allora, oggi ragazzi andremo a catturare l'ultimo SCP oggetto che c'è nel laboratorio dell'SCP e dopodiché ci concentreremo su queste due celle SCP, che sono due SCP, diciamo che non, cioè sì, si spostano, cioè no, non si spostano, però sono diciamo contenibili. Allora ragazzi, in camera ho messo un quadro della fondazione, però adesso direi, anche se sta piovendo, quindi sta piovendo ragazzi, oggi un'altra paga, stai calmo. Allora ragazzi, togliamo la pioggia perché senza, che la pioggia fa male alla salute. Oh, allora, nello scorso episodio eravamo con Gamer e quindi non avevamo potuto capire cosa c'era nel contenimento. Una keycard di livello non so quanto alto, però vabbè. Questa qua è di livello 2, una keycard di livello 2, quella che ci mancava, perché io faccio, sto facendo la collezione di keycard. Allora, qui non ci dovrebbe essere niente. C'erano solo i class D, tre class D che hanno messo la fondazione. E abbiamo la zona dei gate A, che noi avevamo visto malapena. E c'era questa porta con su scritto: i soggetti non ammessi saranno terrati. Quindi moriamo se entriamo in questa cella. Secondo me qua c'è un SCP. Purtroppo non possiamo entrare perché primo non c'è un keycard reader, quindi non c'è né un bottone né una leva per entrare. Sento strano e muori. Vabbè. Ci torneremo ragazzi qui. Un giorno, un prossimo episodio. Allora, noto che hanno modificato la porta perché io non l'avevo mai visto, l'ho visto solo una volta lì. E ci hanno messo una cosa con scritto item containment, cioè contenimento degli oggetti. Allora, hanno spostato il label di SCP-Z. Vabbè, c'è la musichetta della mod. E c'è in questa cella lo 012 fake. La versione normale l'avevamo già vista. E noto anche che qui c'è uno scienziato che indica. Non capisco cosa indichi. Indica o la porta o il label. Io il label me lo prendo. Eccolo qua. Me lo metto. No. Sì, vabbè. Allora, 012 fake. Ce lo ricordiamo tutti. Era lo spartito musicale. Allora, c'è una telecamera. E un class D. Buongiorno. Tu dovresti essere già morto. Però vabbè. Eccolo qui. Questo, ora però direi di prendere la staffa. Ok ragazzi, ce l'abbiamo nell'inventario. Si chiama matta. Io mi tolgo l'armatura perché questo ha un pericolo biologico. Quindi diciamo che. Posso craftare. Che cos'è? Un motivo dello stendardo. Interessante. Oppure con la keycard delle pepite.
Possiamo craftare un libro. Ai! Oddio. Mi ha danneggiato. Vabbè. Noi dobbiamo testarlo, quindi testiamolo. Allora, quando lo tengo in mano mi dà un veleno infinito di livello 2. È strano che un pezzo di carta possa uccidere, lo so. Però vabbè. Ma io non muoio col veleno. E invece sì, muoio. Che mi scrive in chat? Mi scrive che Elettro 16 è stato ucciso dalla magia. Io ora voglio fare un test. Se io mi metto... Non funziona perché questo è corpo a corpo. Con lo scudo non dovrebbe manco funzionare. Qua, dato che siamo in casa nostra, direi di mettere l'ultima kick. Ah, non era l'unica, l'ultima. Ce ne avevo già una. Aspettate. Qua, ragazzi, sto capendo quanti pixel hanno. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah, quindi abbiamo tutte le keycard. Vabbè, meglio così. Allora, ragazzi, ho anche aumentato la qualità delle foto dei label, perché i label, diciamo che non è che si vedevano. Allora, accanto alla cella del 106 face.